Ciao a tutti, buonasera. Allora, è un po' che non ci vediamo e mai avrei pensato di dover fare una diretta per un qualcosa di questo genere. Come sapete, vedete dietro, sono davanti ai carabinieri, sono appena uscita dai carabinieri perché è successa una cosa allucinante a dir poco. Sono andata perché domani è l'anniversario di 2 anni dalla morte di mia figlia, sono qui con mia sorella e praticamente hanno aperto il sepolcro di Elena, dove erano le ceneri di Elena, e sono sparite le ceneri di Elena. Non ci sono più le ceneri di Elena, qualcuno le ha rubate. Sono rimasta come una... Vi potete immaginare che cosa può essere una cosa di questo genere. Abbiamo fatto qui dai carabinieri adesso la denuncia e io faccio adesso un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto in questo. Allora, molte persone, so che tante persone volevano bene a Elena e sono andate a trovarla. Ci serve, è importante sapere se c'è qualcuno che dopo il 7 dicembre può dire di essere andato da Elena e quindi di aver visto se tutto era a posto o meno. Questo è molto importante, in modo tale da restringere come dire, i tempi, no? Da quando può essere avvenuto questo atto disgraziato. Questo è molto molto importante. E chiunque abbia una informazione riguardo a una cosa di questo genere, contattatemi in privato, ripeto, non abbiate paura, non c'è da aver paura di nulla. Vi chiedo una mano per questo. Un'altra cosa, è stato rubato da dentro, oltre alle ceneri di Elena, è stato rubato anche un quaderno. Quindi, dove erano state scritte delle cose, dei pensieri per Elena quando abbiamo chiuso, sigillato praticamente il sepolcro di Elena. Se, anche se qualcuno vedesse di questo libro, eccetera, di questo quaderno, insomma, ragazzi, datemi una mano. È una cosa così terribile perdere una figlia, ma anche andare nel sepolcro di tua figlia e non trovarne più le ceneri è qualcosa che non auguro veramente a nessuno. Non so chi può aver fatto questo gesto così triste e indegno. Vorrei dire a questa persona che non ha niente di Elena. Elena vola alta nel cielo. E quelle sono solo ceneri. Che mi piacerebbe riavere. Solo perché appartengono a una bellissima motociclista. Appartenevano al corpo di una bellissima motociclista, ma di quel corpo non è rimasto più niente. Se con le ceneri pensava di prendere lo spirito di Elena, ha sbagliato di grosso. Elena non la ferma nessuno. Vi mando un grande abbraccio e spero veramente che mi diate una mano. Io credo che molte, o so che molti motociclisti sono veramente indignati. Mi ha chiamato un amico e mi ha detto: questa persona deve sapere che non avrà pace, perché siamo tutti molto indignati. Ragazzi, datemi una mano. Ragazzi, datemi una mano a trovare chi può aver fatto una cosa così schifosa. Un Magari grande abbraccio. la pace Eh? la trova magari restituendo questi resti che per una mamma sono assolutamente importanti e quindi per quello Restituirlo è anche. così semplice, basterebbe mandare qualcosa di anonimo, metterlo nella buca delle lettere, dove Semplicemente. vuole, a persone amiche, tanto loro, Amiche. sì, quello che io faccio si sa, basta mettere in maniera anonima uno dei tanti motociclisti, tanti, una lettera anonima dicendo dove sono le cose e andremo a riprendere le ceneri di Elena. Ripeto, Sì, non c'è se nessuna pensa voglia di di con vendicarsi, ma semplicemente un desiderio di riaverle. Quindi nessuna vendetta, vogliamo nessuna, riavere semplicemente delle semplicemente, cose che, perché è ripeto, una creatura che deve avere la sua pace, e la pace anche nel corpo, ma soprattutto per i suoi cari, perché lei, come dice Graziella, è in cielo. non avrà mai Elena con le ceneri di Elena, questo è poco ma sicuro, quindi è inutile che le tiene, le rimette, le lascia in pace. Un grande abbraccio, ciao a tutti.